Giorno e notte in coppa di razza fa la piccola. La piccola, po'. La piccola vedetta lombarda. E io mi faccio mettere a giocare a nascondino con Fuglio. Pulisse per fuoco, Trentino salva tutto. E l'ho fatta che voi non vi fermate a 31. Voi dovete fare tutta la tabella di archimedico pitagorico. Mi sto frusciando. Già. Io poi mi frusciavo con voi. Sentite, signore. Io entro e voi entrate. Io esco e voi uscite. Vi faccio la fine. E voi facete la fine. Ma come facete, signore? Tenisse un monitor in da cucina. Avesse messo una telecamera in da casa mia, a uso grande fratello, che faccio? Rindo un sciacquone non c'è. No, signor, no, è perché voi tenete una precisione. Guarda che gli sembra da punta bene. Ho capito, ho capito, ho capito. Guarda quella che faccio. È la missione della vita vostra. Prendo atto. E vi dirò. Oggi mi fa pure piacere. Tengo bisogno di un testimone. Voi... è proprio modo di che fare. Giungatevi l'angoppa e assistete. L'evento è mondiale. E ci fa una premessa. Sto un cazzato bella. E mi hanno fatto pure passo il genio. Ragion per cui mo i kamikaze andavano per me vengono a chiusura di negozio e io quando la tangenziale sta andata ma così è potuto avere tutto. No. Signora, la strada migliore è quella dietro al Vesuvio, la terzina. No. Signora, io così facessi se fosse a posto loro, no, quella è una questione di prospettiva. Signora, bisogna pensarci a queste cose. Signori, in tal caso le telecamere le mettiamo sopra al terrazzo vostro. No, 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 è sul mio non va, no, sul mio non va bene. No, signore, ci vuole l'inquadratura a campo largo. No, signore, quando è venerdì è sul mio non va bene, lo sto dicendo. Che ne sa ci sia a CNN per pagare affitto il terrazzo, signore, che domanda. La faccio fare giusto. Yeah, la buona così. Certo, all'amministratore non farà piacere.
Ma nu cam cazzo se ne fottu con ragionire Manganello, non è d'accordo, papà? Eee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 
nostro vento di ronza è scomparso. Ah, ma mi disse solo! Sono scomparsi pure i 3.000 euro. E Eugenio di Ronza, chi l'ebbe? Signore, Eugenio di Ronza sta in Davide tutto quanto, eh? Pure dentro alla vostra. Sti mattina cagnano soltanto un uomo. Ma sono sempre gli stessi. Facciamo così. Voi accedete prima Eugenio di Ronza, eh? E così io poi muoio più contento. Non sanno quello che si prepara. Signore, c'è stato un complotto contro ognuno di noi. E un complotto di furba, di fudente, di faccia tosta, di redditta. Di quelli che vi scavalcano in fila e non pagano il biglietto. E chi lo che guardano con una risata in faccia e vi dice una struzza! A così si sono fottuti nei miliardi, signore. E nessuno li tocca. E noi. Se non pavamo una multa ci sequestrano la macchina. E che state facendo? Stanniteva. Cioè, togli. Signore, va dallo. Sì, ma allora io parlo e voi non sentite, no? Perché? Cioè, c'è a mettere le telecamere. Le telecamere. Signore, davvero l'attacco. E poi prima si vengono. E volete mettere a forza? Mettetelo, signore. Quando è per il via, sta da bruciare il palazzo mio e pure le vanno queste. Una gamba. O palazzo lì, e i panni vostri, e Eugenio di Ronz, Manganil, tutti vittime dell'attacco. La vita voglio poi chiamare. Tonino! Povero Tonino! Una vittima innocente. Sarà troppo tardi, signor. Signor, che la camisa è una mappina, ma casta mi da fa. Sentite piuttosto la filosofia del puparolo a mare. Quella del puparolo è una raffinatezza, eh? È cultura. Che io vi largisca gratis. Era la Pasquetta del 47. Mio padre e mio zio andarono in gita con Coppe Pepa e con Tabaccara. Coppe Pepa era una amica che starnuteva sempre. E io Tabaccara era uno che teneva la pippa pure quando dormiva. Comunque, tutti e quattro si avviarono verso la villa comunale. Mia nonna aveva preparato natielli enormi puparole buttunati. Giusto
such olive, such chaparil, insomma, signor, questa tela era bella su essa. Arrivati al museo, coppe pepe se vuote e fa, non voglio chiamarla, chiama Borgo Marino. Mio padre e tabaccare furono subito d'accordo, ma mio zio, che vi ricorda era quello che portava la tiella, si svolta e fa, ma io mi scocci a Borgo Marinara, manca pa' la capa, s'avviarono per Borgo Marinara. Ma mio zio teneva ragione, chi l'ha detto che la maggioranza fa sempre i cazzi suoi? Comunque, per tutta la strada, mio zio mi andai a tutti e tre certi santi e certi maroni che andato un po' cupo e disse se mi scendeva mia zia Tuleta. Ah, vuoi fermi? Ci vuole un suo capo, ci vuole. Portati, ella è giuro, cioè se andiamo a Borgo Marino. Ma io non ci voglio venire, non voglio andare. Sto portando pure la tiella, ma siete tre cornuti alla mia chiva e mura. Signor facette questa fino a via Caracci. Là, mio padre, da baccare e coppe pepe, non c'era facette più a sentire l'italiano. Pigliarono un zio e le facette una maronna mazziata. O poverino, non parlai più. E li seguì. E qui nasce la filosofia del cuparuolo a mare. Signor, sentitemi buono, che gli tengono un background che voi manco ve lo sognate. Tutti e quattro stanno sopra il ponte di Borgo Marinaro. A sinistra e a destra il mare. Mio zio tiene ancora la tiella con i puparoli imbottonati in mano. Ne, rutte mazza! O tabaccare subito si ferma. Ne, figliezzo! Pure mio padre è coppa e pepe se vuole. Ma se una i volevi a vigla, ma se roia a tiella ci portatia, ma se tre ma avete pure rinchiute mazzata. E mo volesse avere puparuola. E allora ma se quattro ia t'avella piglia. Signor, gli tevo parola a Marco tutta la tiella. Ailanda, trocolea sull'acqua, connolea sull'onda e po' affonda. Mio zio, coppo o mondo, dai un riso in faccia di te, mi fa piacere. Killer, no. Ebbene, la storia poi racconta che mio padre da baccare e cuppo pepe uccidette le mazzate. Pur mia nonna va attento perché giustamente che la tiella era andata perduta. Signor, ma non è che è importante, è il gesto che fu da eroe. Il tempo parola a mare con tutta la tiella. Contro tutto e contro tutti. E voglio da morire, Puparuola! Ma so spiegato, mo! Per il segno quarto. Guardami tutto quanto. Se passa la voce, guardate, ma guardano Stuart. Eppure quando mi guardano la ritta perché mi volessero sputare in faccia. È chiaro, signor. C'è sta un complotto. C'è sta una congiura contro Antonina.
E io per questa c'è una nascita di scena mondiale. Io tengo bisogno di una strage, signore. Perché a me in Davide mi hanno sempre scarpassato. Ma mi piacesse che ci stesse con kamikaze. Io pigliassi sotto le braccia. E le dicesse: fratello caro, io so che ognuno è libero, vero tu? Però tu almeno sai chi è sta colpa. Per me è più difficile. Ma sì, non sta allerta. Vira, camicamo. Io prima mi pensavo che era una fissazione la mia. Poi ho avuto la conferma. Io mi scuso, amico! Ci fate zumba. Ti levo attenzione, tu capisci? Io te ci assomigliamo, eh? Comunque, ti dicevo. I nemici, io li tengo pure dentro casa. Mia moglie. Mia madre, mio cognato, i miei figli. Signore, non vi distraete. Io sto parlando con voi. Mi dico che mi cazzo se ne è giù. Ma voi siete mai stati a dieta? Io almeno 20 volte. Ma una era della buona, signore. Mi pesavo la pasta, poco condimento, molta acqua. All'inizio i nemici non ci devono pensare, signore. Non ci avevano. E la moglie ci mette attorno al porco che è sempre stato. Ma dopo una settimana, era un chilo in meno. Seconda settimana, un chilo e mezzo. Terza settimana, 3,5 chili. Buon venti, signore! I nemici incominciano ad essere un po' più nervosi. Iniziò il boicottaggio. Di nascosto sostituivano il dolcificante con lo zucchero. Mia moglie, facendo finta che la careva a mano, rintanzava, ci chiamava mezzo litro d'uogna. Pigliava le carte, ci metteva in sogno e pure poi la ci mise in coppa a piastra. Mai che zio, sorvegliavo, evitavo. Quarta settimana, 5 chili in meno. Signore, poi contagi non si beve più. Ci voleva una congiura. E guardate a quale delitto pensare di miei nemici. La domenica era libera, no? Io potevo mangiare. Potevo mangiare, ma poco in più. E beh, signore, arrivò la domenica. Ore 12. Scende mia mamma con una padella e un parolo in DL dentro a 3 litri d'olio. Ore 12:15. Scende mio fratello con una casseruola e tortellini alla panna e assaggi. Ma che fa questa dieta? Ma vuoi farne? Ore 12:30. Mia moglie piglia il libro della cucina napoletana dal 1500 ad oggi. E metta mano. Alice fritta e arraganata, aragoste ammollicate, braciò, ragù, baccalà, carducciello e casatù, cannelloni e capitoni. Thank you.
Ma facette riflemme su pepesce e panzarotte. Voi come chiamasse questo fatto, signor? Non l'avesse a favorina guerra santa. Il giorno dopo ero sei chilimbio. Scendo dalla bilancia e succede una cosa strana. Una voce, molte voci, forse mi stava su un anno, ma mi pareva che tutto Orione mi diceva «Sio mastraggio una pesca, palestra!» «Sio re l'agriturismo, sordeva!» Ma voi mi dovete credere, signor. Io sarei potuto diventare qualsiasi cosa. Segretario di Cassazione, deputata, luminare della scienza in bepo, non avesse cagnato proprio niente. Voglio, lo sapete? A Toni ne voi ricordate? Né chi le è diventato senatore? Ma chi pallestocca? Ma chi sciorde di vacca? È chiaro, signor. È chiaro che poi uno sviluppa un senso di ingazzamento universale. Ma la cosa più brutta è che alla fine uno si abitua. Diventa un'etichetta, un maglione di manca. Signor, potete votare? No, mi devo preparare per un po' che viene il comando su città. Io mi posso fare tutto questo. No, signor, con gli stranieri bisogna essere presentabili. Un manato all'occhio. È stata banagna! Zitto! E sarebbe troppo lungo! Zitta, Gianluca.
Zit! Igli! Gianluca! Ma li miro panzano, teccia! Mi può mi ero scordato! Voi siete abituati a vedere a mancare lì! Io capì chi era veramente e cosa volevo quando sì, Gianluca entrai in un'amministrazione dello Stato. Nella stanza eravamo in tre. Ogni giorno tra sei diceva buongiorno e una voce mi rispondeva sì, buongiorno cazzo Gianluca e un'altra aggiungeva ozzo Tony tu sei stato stufiaccio. Questo ogni giorno, signore. La noia negli uffici è mortale, Sì. Allora, per sembrare un po' attenzione, mi ricordate una cosa che mi capitava di fare quando stavo alla scuola superiore. Sapete, i fascisti, i comunisti, le assemblee. E beh, io spontaneamente, ma proprio perché me lo sentivo dentro, quando parlavo dei comunisti, Arinto mi sentivo fascista. E quando parlavano i fascisti, Arinto mi sentiva comunista. Ma era proprio una cosa che io, quando mi sentivo comunista, odiavo veramente i fascisti. Cioè erano proprio i miei nemici giurati. E la stessa cosa mi capitava che comunista quando mi sentivo fascista. E poi ho capito. Io amavo odiare. Il solo fatto che io, dentro, ma potevo pigliare con coccoluna, ma faceva sta meglio. E così cominciamo a favorire l'ufficio. Io e i miei colleghi, senza essercelo detti prima, cominciamo ad odiare chi ci capitava e ci capitava. Incominciamo dal collega alla stanza a fianco alla nostra. Io facevo, guaglio, oh, ma dove sta qui? I doni... in un nome che è meglio è uno struzzo è una spia o tengo in canna o tiena o tenima eravamo un clan signore qualcosa ci univa ma poi capitava che pure chi era la stanza a fianco a noi stava nelle nostre stesse condizioni e allora tutto è quattro incominciamo ad odiare quelle di due stanze più in là ma pure loro tenevano bisogno di qualcuno da odiare. E a così lo giro poco tempo, fui tutto l'ufficio, 100 persone che non sapevano più con chi cazzo se l'avevano avuto. O governo, o parlamento, e i sindacati, pure o papa. A noi ci sembravano troppo lontano, signore. E noi tenemmo bisogno di un nemico costante, uno da odiare e da temere ogni giorno. La verità? Andammo in depressione. Allora ci rivolgiamo agli uffici esterni, ma scoprettimo che ho bisogno di odiare, era generale. E a così in un giro di due mesi tutti gli uffici della regione non sapevano più chi cazzo se l'avevano avuto. Ci voleva un grande nemico esterno, signore. Io in quelle sere piene di nostalgia. Ah, ci capita una cosa. Per odiare qualcuno, gli devi dare la colpa di qualcosa. E se gli dai la colpa di tutto, è pure meglio. La colpa. Ma chiara sta maritina. Ed improvviso successe il miracolo, signore. Una di quelle sere tristi. Senza nemici e senza qualcuno a cui dare la colpa. Si avvicina mio figlio più piccolo e fa: papà, ma è vero che la bussola punta sempre a nord? Signor, che la pareva una domanda di niente. Ma io a quella parola non ci avevo ancora pensato. O nord!
Corradino di Svevia, i re Borbone, Basani, l'Achille, Laura, era tutta la mia storia, che mi aveva ragione, signore, la colpa è do Nord! È un Nord del nemico ideale. Come? Perché sta a Nord? E chi sta a Nord? È ricco, è potente, tene spia e mette spia. Il giorno dopo organizziamo l'assemblea sindacale e ma notizia a tutto quanto. Guagliù! È fatta! A colpa è d'onore! Ma il bersaglio ci sta. Bisognava soltanto allenarsi, con costanza. Quello è come, come si chiama? O salti in alto. L'asticella si mette sempre più su. E tu il tuo odio. Saltata. La giornata di uno che sa che è colpa del nord, signore, non è facile. Il nemico non si vede e non si sente. Ma bisogna induirlo dai particolari. Per esempio, a Svevia non ha suonato. Oppure ha suonato e non l'ha già sentuto. Che sa, faccio una cosa e non riesce. Ne faccio una e vanno alla trina. Normalmente uno si avvilirebbe. Ma io no, signore. Perché ormai lo so. Ma colpa è do Nord. Per esempio, scendo di casa. Trova la macchina senza una ruota e senza i terzi cristalli. E allora mi vado con guarda male. Uè, bello! Si guarda a moglie come hai guardato la macchina, mi stai chinando i corna. Dottore, ma io l'ho già guardato con. Non so chi voglio essere stato. E poi non l'ho. Vedi una capuzzella che spunta da dietro all'angolo. Rira! Allora corre a presto, gira l'angolo. Ma che lei già scomparso. E allora capisco. Era una spiro nord. La guerra è cominciata. In ufficio ci guardiamo con sospetto l'uno con l'altro. Copruna mi si gira la voce che ci stanno i microspie del nord. E di conseguenza... Non diciamo una parola. Ma qualcuno ha messo in giro la voce che sti microspia ti possono captare pure i pensieri. Signore, noi ci avevamo creduto subito. E come contro misura, pensavamo sempre di meno. Ovviamente i più bravi che erano già abituati, ma non pensano proprio più. Signore, non esagero. Gli tengo il prove, signore. Per esempio... O funzionari mi fanno cazziate perché non faccio una cazzo la mattina, sì. E chi lo poco che faccio lo faccio mancare. Dottor, ma chi ve l'ha detto? Chi lo mi guarda e non parla. Tene solo una risata malefica in faccia. È chiaro, signore, ma come? È evidente. Ce l'hai detto con Cronro Nord. Signore, non ci sono di macchiette. E da quel momento, a guerra, fatto per un terremoto, un cataclisma. Inciampo, roccioleo e mi sciacco. Cadendo mi si scassa il pantalone. Ma con il suo pantalone mi si scassa la giacchetta. Ma con già giacchetta e mi si sguarra la fraghetta. Ma con già la fraghetta. E un piccione mi caga in capo. E io non me ne accorgo. E stufate delle conseguenze tragiche. Io ho sapito, gli faccio doppio lavoro. E un pomeriggio faccio l'agente di commercio. E poi vado all'appuntamento con un cliente. Chi mi verrà a mettere in capo, mi schifa e l'affare sfuma. Ritorno a casa, mia moglie mi verrà a mettere in capo, mi schifa e chiede la separazione. Pure i miei figli mi verranno a mettere in capo, si schifano e chiedono di essere adottati. La famiglia è distrutta, ma non ci do peso. Ma voglio rilassare. Prendo una sigaretta, appiccino cerine, ma da chi un momento pazza non su specchio. Ma mi cammo merda in capo. E mi schifi sola. Ho un mancamento. Cado con il cerino acceso in mano. O cerino si attacca o tappeto che pigli fuoco. O tappeto si attacca e tenda. E tendo o con mo la colunnetta e seggio, o tavoli e finestre, o lampadaria, la libreria, bruciano.
tutta la casa brucia, pure la casa di fronte brucia, tutto il palazzo brucia. Un cornicione si stacca il palazzo in fiamme e coppa una macchina che stava passando. La macchina sbanda, il guidatore perde il controllo e va a finire contro il distributore e benzina. Boom! Arrivano i pompieri, sì sì, ma fanno più bordello che altro. E ne fanno tante, con fuoco invece si astuta, appicci tre autobot. Le autobot in corsa chi ne fiamme vanno a finire nell'ordine. Contranato distributore e benzina, boom! Contranato treno chi ne liquido altamente infiammabile, boom! Contra la centrale rogassa, boom! Scoppinati 2, 3, 5, 10, 20, 100 incendi, tutta la città brucia! E i prezzi aumentano e non arrivate a fine mese. Va a cattare una casa, vi dà appicciare un mutuo e vi dà far struzzare le banche. E fittamenti del 500%, accende per la casa e dorme in macchina. Fa freddo! E più vecchi morono, e più forte fanno il saccheggio e rapina. E più forte fanno la camorra, e più vecchi morono! Arriva l'ONU, l'UNESCO, o Fondo Monetario Internazionale, o Telefono Azzurro. Tutta la città è dichiarata disastrata! Emmo, voi, volete far credere che tutta sta guerra mondiale è successa per una merda di piccione? No, sindaco! La guerra è colpa del nord. Come quando è successo questo fatto? Signor, ma che ancora non è successo? Ma succederà prima o poi, manca pochissimo. Succederà un kamikaze. Oppure una guerra civile. Ma prima o poi ci scannammo tutto quanto. Signora, la strategia dei nemici è chiarissima. In città gira una tipo strana, sfuggente. Sono gli agenti del nord. Tengono una missione. Te ne fa spurcare, macchia, sbaglia. A così tu prima ti innervosisci, poi ti ingazza. E alla fine fai una strage. Signor. Chi ne so chi loro nord che ci fanno perdere un lavoro? Sono sempre loro che aumentano i prezzi. Signore, sono loro che gli attraiamo nel mezzo. Signore, sono sempre loro. Ma io non ho capito ancora come. Che fanno sì che allo stesso momento, in un milione di macchine, si trova lo stesso punto. E così si fa l'ingorgo. Urla, gli astemme, gente che morre in dall'ambulanza e allora tu dici, ma basta, ma lascia truasti scurnacchiate lo nord. E allora, circ, ma non è truova. È chiaro, signore. Che le sue agende segrete. E so pure lo nord. Mica so offesa. E allora bisogna agire con durezza. Tra qualche giorno a via Luca Giordano un drappello dei nostri farà togliere le scarpe a tutti quanti. E a chi tiene scritto calzaturificio di Varese o taglieranno il coscio, collaborazionista. Nelle salumerie a chi ordina salame milanese verrà tagliata la capa. E a chi ordina parmigiano reggiano verrà tagliata la capa. Però a prima per Parma. E a secondo per Reggio Emilia. Ah, voglio poi riuscire, ma perché chi le scratta per Reggio Calabria? Signore, chi le ci stanno certi artificieri coraggiosissimi che stanno facendo deflagrare intere casse di panettone e noi ancora non lo sappiamo? I ristoranti e i camerieri sono stati già avvertiti. Chi ordina risotto è d'onore. Signor, ma chi loro nord mica sono strunza! Pure loro sanno imparata. E pure loro ordineranno pizza, menestra ammaratata, capo d'una fritta. E così la popolazione ingrasserà il soffone.
aumenteranno i casi di glicemia, azotemia, grassi nel sangue, pressione a 250, morta! E da questi momenti che si guarderà quanto vale un popolo. Alla polizia arriveranno delle telefonate anonime. Brigadier, io devo denunciare a mia zia. Che lo sapete, voglio bene assai a memoria. Signor, ma io voglio bene assai una canzone napoletana. Brigadier, voi avete ragione, ma l'ha scritto Donizetti, che era di Bergamo. Tony, ma te ne vuoi trasia fuori sul balcone, o no? Stai facendo i numeri, carino tutto quanto. Ma non avete capito, non sopporto più a nessuno. Ma anche io non sopporto più. Se il diavolo finisce la speranza. Finisci pure la vita mia. Finisci il suono che sta vita non è solo sto violino scordato che sto suonando quando sono nato. Tony, sparata. Io mi vado a vedere un posto al sole. Non ha messo niente che mi fa scipazzo. Ma perché me la già piglia con sì tutte le mattine ma inizia e non tengo genio. Esco, lavoro, mangio, scopo e non tengo genio. Hanno tornato l'acqua e pure l'aria. E a 15 anni mi sono gas. Non tengo genio. Eppure c'è da stare con una che va un bacio mura. Oh, me merda. Perché ha già perso il genio? Perché non si è chiusi son chi che vega la televisione o c'è essa che guarda a me? Perché ha ci perso gente pure i cagna canale quando c'è sta pubblicità? E rimanga così, senza guardare e senza avere. Signor, state sbadigliando. No, anzi che le muovono bene. Eh sì, perché la situazione si è fatta un po' più confusa a quando sono arrivato sti cazzo di immigrato. Ma quando cominciai io dicevo subito, why you? Lavi mamma nella casa loro, se non hai. Oh, nessuno mi ha voluto stare a sentire. E mo' chi loro nord? Se sono pescati con chi loro sud che sta troppo a sud. Eh sì, perché signor si ha colpa è d'onore. E allora è pure chi non lo usa.
Ah, signor, ma noi al lavoro l'abbiamo capito subito. Chi le fanno finte venere cullanine, tappete, fazzolette? Ma ci spigliano. Signor, chi le ci vanno far diventare tutto quanto marocchino? Oppure ci vanno rubare lavoro? O peggio ancora ci vanno a zire! Ma signor, non sto esagerando, tengo prova. Pur un attacco di gastrita può essere l'inizio di una guerra batteriologica. Uno cammina in mezzo alla via, lo tubo di scappamento zomba e appressa esso, su un bambino tutto quanto. Guaggiù, a colpa è che il rosutta, ha detto Molino, che sa l'ufficio. Qualcuno mi ha controllato tutti quelli che vendono i dischetti della PlayStation. Si, ci mi ha chiesto per chi lavorano. E si dice che lavorano per la camorra. E allora potremmo stare tranquilli. La camorra è roba nostra. Signore, ma io mi voglio fare una domanda a voi. Ehi, dai, ma ci parlate su. Ma voi, non vi siete dati la notte mia solietta? Ha paura di quello che non conoscete e non capite. Non avete pezzo pure voi, un sogno per voi e per i figli vostri. La verità, signor, è che teniamo tutto quanto lo stesso pensiero. La paura. Eh sì, perché la paura non bussa alla porta. Trase per mezzo il singrifone. Signora! Fazzo se ne aiuto. Signore, se rimanevate ascoltavate la fine della storia. Sì, perché ieri notte, mentre facevo un gargarismo, prima di andare a dormire, ha cinguntato per nemica. Sì, ma non era una, era una tanta. E ci stavo furbo di ronza, ci stavo ritta, mancati il locco, ci stavo mia moglie, mio cognato, ci stavano quelli del nord e ci stavano pure quelli del sud. Quando insieme mi hanno detto Tony, noi esistiamo perché esisti tu. E si hanno levato la maschera. E tinta alla struffa. Ah, ci vissi vero nemico. Ballistock. Toni le short di vacca. Tonino, che per una volta avrà una paura vera.
sbagliare. Ma non mi copro. E che sei qui? Mi aspetto. Tanto arriveranno.